L'amore al paese natio, alla patria, è uno dei sacri amori che arde nel cuore dell'uomo. Don Orione. Il monumento a Don Orione si erge su un piedistallo di marmo. È un grande gruppo in bronzo, scolpito da Narciso Cassino 3 anni dopo la beatificazione di Don Orione, avvenuta nel 1980. Pontecurone ha voluto dedicare al suo più illustre concittadino un monumento che rappresentasse l'essenza del suo carisma, l'ardore della carità a sostegno dell'umanità povera, dolorante, abbandonata. Quando nacque Don Orione nel 1872, Pontecurone, antico borgo medievale sulla riva sinistra del torrente Curone, attraversato dalla frequentatissima via Romea, già stazione di rilievo sulla via Postumia in epoca romana, pur avendo un'economia prevalentemente agricola, si stava aprendo al commercio grazie alla presenza della stazione ferroviaria inaugurata nel 1858. Nel giro di qualche decennio sarebbero state costruite le grandi fornaci per la produzione dei laterizi. Stabilimenti di cui oggi rimangono solo alcuni edifici, come quelli del fornacione e del cotonificio, che hanno cambiato destinazione d'uso e appartengono oggi al gruppo Piber, primario leader europeo di packaging per foods. Quando nacque Don Orione nel 1872, quasi tutti i pontecuronesi erano agricoltori. 2/3 della popolazione abitava all'interno del quadrilatero del paese, un tempo cinto da mura, perfettamente diviso dall'incrocio ad angolo retto delle due vie principali in 4 quartieri, a loro volta percorsi da vie ortogonali. Un terzo della popolazione abitava nelle grandi e antiche cascine, presenti nella campagna circostante, che allora era coltivata principalmente a cereali, prati e vigne. Le grandi antiche cascine ci sono ancora. Oggi sono sede di moderne aziende agricole, meccanizzate e tecnologiche, che richiedono pochissima manodopera. Sull'antica diramazione della via Postumia, che conduce al millenario guado sul Curone, detto Guado del Vigà, si affacciano la Calvenza, un tempo casa dei cavalieri templari di Gerusalemme, divenuta in seguito una villa, vale a dire un possedimento agricolo dei padri domenicani di San Matteo di Tortona. Subito dopo si incontra la cascina Buona Speranza, conosciuta da sempre come Bruciata. Questi antichi cascinali presidiavano l'antico percorso e dominavano territori fertili dal punto di vista agricolo e importanti fin dal VI secolo a.C. dal punto di vista commerciale, come testimoniano i recenti ritrovamenti archeologici da parte della sovrintendenza del Piemonte, fra la vicina cascina Torre e la cascina Vidali, detta Vigà, a 2 passi dall'omonimo guado sul Curone. Superato il guado,
si attraversano i terreni di altre importanti cascine, le cui produzioni agricole, destinate all'industria alimentare, riguardano un'ampia gamma di prodotti, dal grano al mais, alle barbabietole, ai pomodori, alla colza, al coriandolo, al girasole. Niente più vigneti, niente più filari di gelsi, che dominavano la campagna conosciuta da Don Orione. Quando nacque Don Orione nel 1872, risiedevano alla Salvaterra 10 famiglie. Se si prosegue verso la vicina Pignoli, antica Pineolis, si punta verso Rosano e le colline. Se invece ci si dirige a Regolato, detta Ruglò, caratterizzata dall'antico torrione, si torna verso Ponte Curone, costeggiando rigogliosi noccioleti, oppure si va verso Voghera, passando da Marlenzone, una tenuta agricola dove si coltivano prevalentemente le noci. Molte le edicole campestri che il piccolo Luigi Orione frequentava, andando con la mamma a spigolare in campagna dopo i raccolti, come quella della Madonna dell'Ulivo, a lui tanto cara. A sud-ovest del paese c'è la cascina Piccagallo, dove nacque nel 1833 la mamma di Don Orione, Carolina Feltri, figlia di poveri braccianti agricoli. I braccianti erano lavoratori stagionali e si trasferivano spesso da una cascina all'altra. Orfana del padre, Carolina a 15 anni fu assunta come cameriera nell'Osteria Nuova, aperta da Andrea Scarsi e da sua moglie Teresa Grossi, sulla Via Emilia, la strada maestra, una delle vie più trafficate dell'Italia del Nord. Nell'Osteria Nuova, che è a pochi metri dalla famosa Finestra del Barbarossa, nel 1848 Carolina conobbe Vittorio Orione, di professione selciatore, che sostò alla locanda degli Scarsi mentre andava a far la guerra. Qui Vittorio tornò a cercarla 10 anni dopo. Si sposarono l'11 febbraio 1858 nella chiesa di Santa Maria Assunta. Mentre a Lourdes appariva la Madonna Bernadette Soubirous nella grotta di Massabielle. Andarono ad abitare in un rustico di Villa Rattazzi sulla Via Emilia, dove diedero alla luce i loro figli, Benedetto, Alberto e Luigi. Il rustico in cui nacque Don Orione, la cosiddetta casetta, crollato nel 1903, fu ricostruito nel 1972, a 100 anni dalla nascita, su progetto dell'architetto Mario Baciocchi, per iniziativa del comune e della congregazione orionina. Quando nel 1873 il ministro Urbano Rattazzi vendette l'edificio al senatore Pietro Bertarelli, la famiglia Orione si stabilì nella vicina casa Marchese, sempre in via Emilia, dove viveva la signorina Francesca Chiesa, imparentata con i Marchese. Fu lei ad insegnare al piccolo Luigi le buone maniere e a fargli capire l'importanza dello studio e dell'istruzione. Luigino frequentò la scuola elementare di Ponte Curone, avendo come maestro Giuseppe Quarleri, che Don Orione definiva garibaldino.
frequentava regolarmente le celebrazioni in chiesa, così come era sempre presente all'oratorio di San Francesco, la cosiddetta Chiesa dei Ragazzi, che dopo il restauro da parte del gruppo Piber continua ad essere gestita dalla Confraternita di San Biagio. Luigino cantava con la sua bella voce, seduto negli scranni del settecentesco coro ligneo ai piedi della grande pietà del Fiamminghino, le lezioni per l'ufficio della Madonna e i canti della liturgia. Allora non sapeva il piccolo Luigi che 50 anni dopo, proprio accanto a San Francesco, a casa Marinetti, avrebbe inaugurato la sua prima casa di riposo pontecuronese, l'ospizio Azzi, per le vecchiette povere del paese e per le orfanelle curate dalle sue piccole suore missionarie della carità, ordine da lui fondato nel 1915. Alla sera, specialmente nei mesi invernali, Luigino Orione accompagnava la mamma a dire il rosario nella vicina stalla dei Guagnini, dove si riunivano le donne e gli uomini del vicinato, anche per stare al caldo e vivere momenti di socialità. I Guagnini confinavano con l'ospedale Giacomo Bossi, e in particolare con la chiesa di Santa Maria delle Grazie, che un tempo erano parte integrante del grande monastero delle Carmelitane, risalente al Medioevo. Cappellano dell'ospedale era il pio canonico Don Michele Cattaneo, straordinaria figura di sacerdote, discendente di una delle più antiche e nobili famiglie del paese, vero e proprio mentore di Luigi Orione, che vide in lui un modello di pietà e carità cristiana. Luigino lo accompagnava nelle visite ai malati e assisteva anche alle sue creazioni artistiche, essendo un abile pittore e soprattutto scultore di Madonne e Santi. Don Michele donò ai poveri tutto quello che possedeva, sia in vita sia per l'ascito testamentario. Grazie alla sua intercessione, Luigi Orione poté frequentare l'Istituto Salesiano di Don Bosco a Torino Valdocco. La sua prima comunione, Luigino la ricevette nella chiesa di San Giovanni Battista. Perché la famiglia si era nel frattempo trasferita nella casa di Giacomo Vismara, sull'altro lato della via Emilia, dunque sotto la parrocchia di San Giovanni. La casa Vismara, ormai fatiscente, nel 1928 venne espropriata dal comune e abbattuta per poter raddoppiare la piazza centrale del paese, al centro della quale fu inaugurato nel 1930 il Monumento ai Caduti, scolpito da Enrico Astorri. Accanto alla chiesa di San Giovanni Battista c'erano il forno e la bottega di Pippo Riscolo, che Don Orione non mancava di visitare ogni volta che passava a trovare suo fratello, Benedetto Orione, che abitava accanto al panificio. Don Orione, dalla stazione
ad arrivare a casa di suo fratello si è bagnato completamente perché c'era il paese allagato. Allora è andato nel negozio che c'era sull'angolo lì della via, a quattro passi da Don suo fratello, e gli ha chiesto dove abita mio fratello perché non si orientava tanto. E poi gli ha detto se per piacere mi dà un paio di ciabatte da cambiarmi le scarpe e le calze perché sono proprio tutto bagnato. Allora il proprietario del negozio le ha dato un paio di scarpe sue, per fortuna andavano bene, e un paio di calze, e le scarpe erano quasi nuove, e le ha detto le tenga pure perché a me fa male i piedi e non posso portarli, se le vanno bene le tenga per lei. E lui le ha detto la ringrazio tanto, ma però mi porto via anche queste che sono bucate, perché quando fa bel tempo mette queste, e queste le tengo per l'inverno prossimo. Oggi la casa di riposo Don Orione, inaugurata il 23 giugno 1974, a 102 anni dalla nascita del santo Ponte Curonese, è la realizzazione concreta dell'immenso desiderio del santo di veder realizzata nel suo paese natale una grande casa che potesse ospitare gli anziani in difficoltà. In realtà tutto il paese parla di Don Orione. Non c'è angolo dei quattro quartieri dove Don Orione non abbia scorrazzato da piccolo, non sia passato da ragazzo, non abbia portato i suoi chierici da adulto. Ma c'è un luogo più orionino degli altri, un posto specialissimo che ha rappresentato l'alfa e l'omega di Luigi Orione: la millenaria chiesa di Santa Maria Assunta. Questo è il luogo del cuore di Luigi Orione, che qui fu battezzato il 24 giugno 1872. Qui ricevette la cresima il 26 ottobre 1879. E qui giunse a raccogliere il compianto dei suoi fedeli compaesani, che già lo consideravano santo, il 17 marzo 1940, dentro la bara. Pregava da piccolo insieme a mamma Carolina, avvertendo il richiamo che le figure della Madonna e dei Santi esercitavano sulla sua mente e sul suo spirito. Incantato dal crocefisso ligneo e dalle pitture di Manfredino Boxiglio. Del fiamminghino e di tanti altri artisti che qui hanno lavorato nei secoli. Basta percorrere le navate della chiesa sotto le grandi volte a crociera per evocarlo e rivederlo ancora qui, in preghiera. Basta avvicinarsi al fonte battesimale, dove è iniziata la sua avventura di santo, per cogliere l'immensità della vocazione di San Luigi Orione, destinata a vincere i secoli.
ponte, appena restaurato per celebrare i 150 anni dalla sua nascita, ci fa risentire le sue parole. Chi vive la vita di fede è come partecipe della natura divina. Secondo l'espressione di San Pietro, divine consortes nature, partecipi della natura divina. Quanto noi dobbiamo essere grati a Dio, che nel battesimo ha infuso in noi i germi di questa vita, più angelica che umana.